Seconda parte del nostro telegiornale complicatissima, perché per ogni giornalista, quando si trova in questa situazione, una delle cose più difficili è avere come ospite uno showman, ma che fa anche il comico, anzi un comico prestigioso e importante, e quindi è sempre difficilissimo perché non sai mai come andrà questa intervista. Benvenuta a Manuel Negro. Showman, ho detto bene? Grazie, sei gentilissimo. È direttore, giusto. Io ti chiamo direttore. E io ti chiamo showman. Devo dire che sono emozionatissimo perché ti guardo sempre in televisione, bene. Tantissimo, guardo le notizie che tu dai, eccetera. Ho detto, guarda il direttore quanto è bravo, chissà se un giorno avrò l'opportunità di andare. E ora sono qui accanto a te ed è incredibile toccarti. Che sono proprio, vivo, sei vero, sei vero. E anche la parte di sotto che in televisione non vediamo mai, no, ma c'è là. C'è la parte di sotto che è in mutande, in realtà, quindi non lo vedete. Come ma tutti i telegiornali che si rispettano. Esatto. Allora, ridiamoci sul martedì alle 19.30 sul 114, giusto? Sì. La fascia su, quindi su GRP. Quindi mi GRP fa televisione 114, il martedì alle 19.30. È una grande soddisfazione fare questo programma e siamo in onda, quindi guardateci, mi raccomando. Andiamo in replica il sabato sera alle 23.30, quindi se ci sono i nottambuli che magari prima di uscire ad andare a ballare oppure quando tornano, quelli un po' meno nottambuli, più anzianotti, siamo alle 23.30 in diretta, vedete la replica. Quindi è la cosa importante da dire ai nostri spettatori: spargete la voce, perché non è giusto che soffriate da soli, quindi giusto. Guardatelo, vendicatevi con quelli che odiate, insomma, diciamo. Esatto. Allora, ho detto showman, ma perché in realtà hai fatto un sacco di cose. La striscia che abbiamo detto è quella più comica, naturalmente, ma hai fatto un sacco di cose, hai fatto l'autore. Giusto? Sì, io diciamo che in origine la mia carriera, fa sempre ridere dire la mia carriera, come se fosse comunque. Perché in realtà quanti anni hai, possiamo dire? In realtà ne ho abbastanza. Parecchi, però. 81 e sembro Wanda Osiris, quando mi chiedono l'età sai, dici no, non si chiede l'età alle signore. Perché, infatti l'unico problema grave di Ridiamoci Su è stato che io volevo una scalinata come Wanda Osiris, ma mi hanno detto no, non si può avere. Non ci stava e quindi non si può avere. Dai, però ho iniziato la mia carriera tanti anni fa facendo l'animatore, poi ho fatto l'accademia teatrale, ho studiato, cioè sono arrivato lì, ho detto buongiorno, vorrei diventare attore, ho detto ci dispiace, non facciamo miracoli, però provo a venire, e sono andato lì e poi sono diventato, insomma, ho iniziato a fare il comico. E parallelamente all'attività di comico ho iniziato a scrivere delle battute e quindi ho iniziato a scrivere per altri artisti, tantissimi artisti di cui non facciamo nomi perché spesso sono stato ghostwriter, che non so cosa vuol dire, ma mi hanno detto di ghostwriter, che in inglese ogni tanto fa certo. Efficace, e quindi scrivevo le battute per loro. Poi in qualità di autore ho fatto un po' di carriera, poi ho iniziato a fare veramente lo showman a 370 gradi, come ha detto una politica ultimamente, sarebbe a 360, lei ha detto 370, certo. Non facciamo il nome del politico perché non vogliamo crearci dei problemi. Senti, ma ha fatto l'autore anche per Striscia la Notizia. A Striscia la Notizia c'è stato questo momento storico in cui Antonio Ricci faceva uso di sostanze, credo. No, non diciamo così, stiamo scherzando, grazie, lo salutiamo. No, nel senso che è piemontese, è un grandissimo, salutiamo Antonio che è ligure, un uomo straordinario. Però conosce bene il nostro territorio e quindi sono riuscito ad arrivare per cause fortuite, non dovute al mio talento che non esiste ovviamente, sono riuscito ad arrivare a fare l'autore in questo programma. È stato bellissimo, una stagione e mezza, insomma, siamo stati lì, ho imparato a fare veramente l'autore, quindi a scrivere le battute, a montare dei video, a fare l'autore veramente in toto, a 360 gradi davvero. E poi però richiama al palcoscenico, come funziona? E poi facevo l'autore, è stato bellissimo, poi Antonio Ricci si è rinsavito un giorno e ha detto guarda, ho capito che bello forse tutto, ma bravissimo, ma forse è meglio se vai a casa. No, e quindi poi ho continuato a fare poi lo showman live, che diciamo è la cosa più bella del mondo, infatti. Nel senso che scrivere le battute è bellissimo. A Striscia ho avuto la fortuna di incontrare dei personaggi straordinari, ma veramente a memoria mia Mel Brooks, per esempio, ricordo che è stato un episodio bellissimo, perché Mel Brooks, per chi non lo sapesse, è la storia del cinema comico mondiale, ovviamente. Tu sei direttore, ovviamente, tu. Mel Brooks lo conosco, che bisogna essere direttore. Frankenstein Junior, per dire, è uno degli esempi. Ho incontrato Mel Brooks, che è stato bellissimo. Nel camerino arriva un uomo simpaticissimo e lui, ciao Mel Brooks, lui, oh yes, buongiorno, non ho capito niente, parlava inglese ovviamente, io non sono poliglotta, però è stato molto emozionante. Poi ho incontrato Carlo Verdone, per citarne un altro, poi insomma tantissimi. Poi i conduttori ovviamente, Greggio, Iacchetti, Ficarra e Picone anche, che già c'erano all'epoca, e, insomma tantissimi personaggi, ed è stata un'esperienza meravigliosa. Dopodiché ho continuato a fare il comico, però che è quello che mi piace di più, stare in scena, parlare, come vedete. Certo, tu sei di Torino.
Io sono, sì, della provincia di Torino, sì, sono torinese. Precisamente io mi muovo un po', non sono stanziale. Adesso vivo a Orbassano, fondamentalmente. Okay. Non diciamo la via, perché poi mi vengono a suonare. I fan sono quelli. Ma noi i fan, i creditori, quelli, certo, a cui rubo le battute, quelli, certo. Insomma, mi vengono a suonare. Forse non sono i fan, possono anche venire, ma... Ma non è quello che... Ho capito, comunque è girato un po' per torinese. Sì, per il torinese, per la regione, per, certo, l'Italia anche, no, ma soprattutto in Piemonte, devo dire. Com'è Torino e il Piemonte per chi vuole fare la tua carriera, per chi sta seguendo un po' il tuo percorso? No, Torino da sempre l'idea è una città molto austera, anche se poi è cambiata nel corso degli anni, con le Olimpiadi. Tu cosa ne dici? In qualche modo ti influenza Torino? Spesso Torino, anche... diciamo che il pubblico torinese è un pubblico di quelli, io lo dico sempre nei miei spettacoli all'inizio, il pubblico torinese è quello, usci, ora devo fare l'applauso, guarda, io certo, neanche, certo, ci volevo venire qui adesso, veramente devo fare l'applauso, ma preferivo stare a casa a guardare Il Segreto, ti dico, ma non c'era, ma vabbè, l'ho registrato, me lo riguardo, piuttosto che guardare te, faccio l'applauso. Però in realtà poi Torino, come tutti sanno, è una città ricca da tutti i punti di vista, ed è una città dove non ci sono solo i torinesi, o meglio, i torinesi sono ormai confinati nelle riserve, credo, perché sono pochissimi praticamente, diciamo che ci sono molte persone del sud, molti, certo, poi ci sono anche molti stranieri oggi, certo, abbiamo un pubblico anche internazionale, per cui devo fare spettacoli in tutte le lingue, ci sono molti stranieri, per esempio i calabresi, per esempio i... Che salutiamo gli dissocio totalmente da quanto sta dicendo. Direttore, stai tranquillo. Salutiamo gli amici della Calabria. Un saluto, lo sapete che vi voglio bene, perché voglio dire, cioè, ho un pregresso. E quindi voglio saperli. Mi sono trovato benissimo. Che c'è un pubblico eterogeneo da questo punto di vista, per cui è una bella piazza su cui lavorare. Sembrano un po' freddini, ma in realtà non sono freddi. Sono davvero? Insomma, no, sono un pubblico educato, ridono quando c'è da ridere, se li fai ridere ridono, se non li fai ridere non ridono. Questo, insomma, diciamo che è un buon pubblico su cui iniziare, ecco. Senti, poi facciamo questa cosa qua, perché è bellissimo, facciamo televisione nella televisione, meta televisione, una di quelle robe, certo, un po' da scienza, certo, della comunicazione ultimo anno. Però prima devo dire un'altra cosa, tu ti occupi di comicità sull'ambito vegano, che è una roba abbastanza complicata, perché... No, non è. In realtà io sono vegano, ecco, in origine, perché io lo dico, io quando faccio questo spettacolo che è del comico vegano, all'inizio dello spettacolo dico, buonasera, sono il comico vegano. Dico, all'inizio dello spettacolo mi chiedono sempre, ma tu sei veramente, certo, vegano? Alla fine, ma sei veramente un comico? Però hanno cambiato idea dopo. Dicono, sì, sono... Sul fatto che io sia vegano non ci sono dubbi, sul comico qualche dubbio lo nutro anch'io, devo dire la verità. E da quando sono diventato vegano ho iniziato a raccontare un po' le vicissitudini di un vegano nel mondo, che è un mondo di onnivori, ovviamente. Certo. Quindi tutto quello che mi succedeva quando andavo nei ristoranti. Vegano, allora, vegano significa che per motivi etici, nel mio caso, io non mangio più né carne, né pesce, né derivati animali come latte, latticini, uova, miele. Quindi niente formaggio. Esatto. Okay. Dunque rispondo ad una domanda che leggo negli occhi del direttore, sì, no, ma allora che cosa mangi? No, perché qualche amico ce l'ho, quindi... Quando me lo chiedi, ma sei vegano, ma allora cosa mangi? Io mangio quelli che me lo chiedono. Certo. Non me lo chiedono, infatti, più. Infatti io, saggiamente... Non me l'hanno più chiesto da quel momento, però. Quindi da quando ho iniziato a raccontare quello che mi capita, quindi autoironicamente, sì, tutto quello che mi capita, fondamentalmente, quindi raccontare quello che mi succede in famiglia, una famiglia tipicamente meridionale. Mm. Tu saprai bene che le famiglie meridionali, il valore fondamentale è uno, mangiare. Nella mia sono due, mangiare all'infinito. Ecco, certo. E quindi è difficilissimo. A casa mia, se vuoi smettere di mangiare, deve intervenire l'ONU praticamente. Non è che mia madre con la cena di Natale risolve la fame nel mondo. Okay. Ecco, per farti capire, una battuta bellissima di Billy Crystal, che io cito sempre, che rappresenta benissimo mia madre. Mia madre fa così tanto da mangiare che io da piccolo pensavo di chiamarmi Tieni Assaggia. Bene. Ecco, e quindi ho iniziato a raccontare questo. Poi, raccontandolo in maniera ironica e autoironica, cerco di veicolare l'etica vegana, quindi di spiegare cosa sono i vegani, che non sono degli alieni, siamo delle persone serenissime, normali. Come l'ha presa il mondo vegano? Perché a volte è anche difficile, no? La battuta potrebbe essere offensiva nei confronti della sensibilità di qualcuno, e qualcuno non è, certo, facilissimo. Certo, no, in realtà i vegani, devo dire che mi amano molto, mi seguono. Ti vorrebbero mangiare. Mi vorrebbero mangiare, esatto. Mi seguono perché sanno che io sono vegano, cioè, certo, una regola non scritta della comicità vuole semplicemente una cosa, se tu parli ironicamente dei meridionali, sì, e sei meridionale, la cosa è accettata, ovviamente, sì, se tu parli in America, se sei nero e fai, sì, della satira sui neri, se tu sei nero lo puoi fare, sì, se sei bianco no, assolutamente, certo. E con i vegani è uguale, se, sì, tu sei vegano e racconti il mondo dei vegani, i vegani si sentono rappresentati, sì, giustamente, anche perché io, ridere, oltre all'autoironia, cerco di utilizzare l'autoironia per aprire uno spiraglio e poi veicolare un messaggio vegano, quindi, certo, etico, e quindi spiegare alcune cose.
questo è interessante. Senti, allora, qui manca già 2 minuti, siamo proprio... Allora, avrai una possibilità, forse unica, no, ti auguro molte altre, anche in altri luoghi, ma insomma, qua forse è la prima volta per te in un vero telegiornale potresti rileggere le tue notizie. Ah, guarda, allora, che dai, ragazzi, è emozionante. Io sono emozionato, cioè, perché è il vero telegiornale. Allora, arridiamoci su, facciamo fake news, dove dico delle notizie veramente false. Noi cerchiamo di non farle. Parlo col direttore. Direttore, però, visto che siamo in due, ti do un foglio. No, non posso dire. Una la leggo io, una la leggi tu. Allora, però facciamo un preambolo. Quello che stiamo dicendo fa parte del telegiornale, ma non sono notizie vere. Non sono notizie, ma io lo metto in mezzo, perché altrimenti il divertimento dov'è? Ecco, allora, io, così, allora, io guarda, io ti lascio questo e tu puoi leggere. Ti dico quale leggere. No, no, allora, benvenuti a... No, però diciamo proprio il TG, vero? Vai, fai tu, tanto lo sai. Fake news. Allora, l'onorevole Brunetta si dedica allo sport. Sì, fai il salto con l'asta col cotton fioc, che non è male questo. No, direi di no. Ma se vuoi dire... No, fai ancora, dai, tanto io guardo le tue. Allora, il ministro dell'economia dichiara i conti sono a posto. Sicuramente parla dei suoi, ovviamente, perché non è il caso. Il Touring Club dichiara, nonostante la crisi, gli italiani continuano a viaggiare. Infatti vanno a Lourdes, perché è l'unico posto dove andare per chiedere il miracolo, come tu saprai. Simpatico episodio per Albano, questo è molto interessante. Albano Carrisi canta felicità per i passeggeri di un aereo bloccato. Beh, in certi casi meglio cadere. Però è successo davvero la prima parte. Cioè. Esatto. Questa è una notizia importantissima, estero, che si fa così, no? Si dice in LTG. Ora passiamo agli esteri. Tu insegnami, sei direttore. Cioè... Ora passiamo agli esteri. In Brasile dei narcotrafficanti nascondevano la cocaina nei pesci. Un fritto misto, 20.000 euro. E fine, dai, no, questa ci va. Questa no, la vuoi definire? Questa è carina. Questa, poi, allora, Gran Bretagna, il figlio del principe William, George, compie 5 anni. Il piccolo George, come regalo, ha chiesto l'Austria. C'è una notizia che qui non c'è, sul nonno. Il nonno, il principe Carlo d'Inghilterra, sposato, come sapete, col mostro di Loch Ness, cioè no, con la... Che come salutiamo, si ringraziamo per la sua partecipazione. Camilla, certo, Camilla, certo. Ha dichiarato, con Camilla passerò una splendida vecchiaia, e per forza, con l'età cala la vista, e quindi giustamente lui si salva. Bene, naturalmente se Camilla vuole rispondere, noi siamo qui pronti anche a aspettare lei come ospite. Sì. E poi, se tu permetti, direttore, vorrei fare un saluto al grande Eugenio, che è il conduttore di Piemonte in Corsa, visto che parliamo del territorio, Piemonte in Corsa. Non lo salutiamo mai, è vero. No, la voglio salutare, io lo prendo in giro bonariamente, faccio la sua parodia, ridiamoci su, guardatelo, però no, insomma, gli voglio bene davvero, perché è fantastico. Ma vi siete trovati qua, immagino, no? Cioè lui ti inseguiva? Sì, lui mi inseguiva per menarmi, infatti non diciamo dove abito, perché penso che lui di corsa, lui è il primo, lui viene con di tutti corsa, i suoi che... fanno la maratona per venire a menare Manuel Negro e vengono a picchiarmi praticamente. Se devo chiudere io, dove ti si trova, a parte vederti in televisione? Allora, non per picchiarti, ma per venire a vedere, insomma. Ricapitolando velocemente, GRP Televisione 19:30 martedì, sabato 23:30, okay. Poi mi trovate sui social network, assolutamente su Facebook, Manuel Negro, chiedetemi l'amicizia, vi prego, sono da solo, non mi vuole bene nessuno, altrimenti un bel mi piace sulla pagina Il Comico Vegano Manuel Negro, un mi piace sulla pagina Il Tamarrologo, che è sempre un'altra caratteristica mia, perché io sono vegano e tamarro, insomma un'unione di cose. E poi ci vediamo dal vivo, ci sono tantissimi appuntamenti. Dobbiamo dal vivo. Il primo appuntamento dal vivo è a memoria qua, venerdì 30 novembre, okay. A Grugliasco, poi l'8 dicembre invece il Comico Vegano sarà a Torino, e poi andiamo avanti così, Capodanno a Torino al Metropol, insomma cercatemi su Facebook. Allora, grazie a Manuel Negro, sei meritatissimo, grazie davvero, torna a trovarci. Grazie direttore, sei un grandissimo, è bellissimo. A presto, buon proseguimento. Bene.